Nuovo appuntamento insieme, bentornati in diretta su Facciamo Finta Che, puntata particolare. Questa sera ho deciso di cambiare un po' registro. Abbiamo con noi un amico che è Luigi Musca, al quale diamo il ben arrivato su questo canale. Benvenuto Luigi, come stai? Grazie, bene. E un saluto anche a voi. Allora, molti di voi conoscono già Luigi, per chi non lo conoscesse, vi voglio spiegare qual è l'intento della puntata di questa sera. Abbiamo parlato molto di Sardegna, abbiamo parlato molto di giganti, abbiamo vagliato varie teorie, siamo partiti dai testi sacri, abbiamo guardato i testi antichi. Di capire quelle che sono le leggende tramandate, abbiamo in qualche modo cercato di capire quali teorie possano portare ai giorni nostri, e però questa sera, insieme a Luigi di Sardegna e di Giganti, voglio parlare in un altro punto di vista, in un'altra prospettiva, perché questa sera l'intervista sarà su esperienza personale. Quindi oggi ho deciso di ascoltare insieme a voi, di farvi raccontare non quello che è una teoria dei libri scritti da qualcuno, che qualcuno ha studiato e poi riporta. Oggi ascoltiamo una testimonianza diretta di chi quei territori li ha vissuti e cercheremo di capire le differenze rispetto al passato, al presente, che cosa ricorda Luigi e che cosa si dice di quei territori. Quindi è un po' un'inchiesta, un'intervista di quello che Luigi ci può raccontare, che non è in qualche modo contestabile, è la sua esperienza. Quindi Luigi, di nuovo benvenuto, da dove partiresti tu per incominciare a introdurre quello che è in qualche modo la tua esperienza con i giganti? Da quando hai cominciato a coesistere e a affrontare questo discorso? Buonasera a tutti, buonasera Gianluca. Beh, diciamo che questa è una storia molto difficile, molto complessa, perché come hai detto te, non è scritta nei libri, perciò chi ha studiato non lo sa di questa storia, che siano esistiti giganti, che ci sia stata una popolazione più grande di noi, prima di noi. È una storia un po' difficile. Come hai detto te, posso raccontare la mia esperienza personale. Personale, poi ognuno è libero di crederci o non crederci. E io adesso vi introduco, diciamo, come ho acquisito questa storia e la mia esperienza di vita. Iniziamo con di dire una cosa. Io fin dall'età di 2 anni mi ricordo il 70% della mia vita. È bello e brutto perché ti ricordi anche le cose brutte, però non ci puoi fare nulla. È proprio per queste mie esperienze, quando nacque un mio fratello nel 1966, e questo bambino, io avevo 4 anni e pesava 5,5 kg. E sai, allora tutti i parenti si riunirono, vennero a vederlo, che sarebbe diventato un gigante come i nostri antenati. E io, anche se avevo 4 anni, non ero un bambino, diciamo, di 4 anni, perché ero sempre più avanti, diciamo. A 4 anni avevo imparato a leggere e a scrivere tutto da solo, le tabelline. E diciamo che quando loro parlavano di questo mio fratello, io ascoltavo già con, non dire, ascoltavo con un, diciamo, con più interesse, perché capivo quello che stavano dicendo, non un bambino come un bambino di 4 anni, qualsiasi. E raccontavano che questi parenti loro erano giganti. Questo è mio padre, mio nonno, i miei zii. Allora, in quel frangente, quando io ascoltavo i racconti, che stavano guardando mio fratello, che sarebbe diventato di nuovo come i nostri parenti, i nostri antenati, un gigante, un uomo gigante, e raccontavano quelli che avevano conosciuto in famiglia, che il babbo di mio nonno, diciamo il nonno di mio nonno, il mio trisnonno, si chiamava Salino Muscas,
era alto 2,20 m. E suo padre, di questo Salino Muscas, era alto 2,50 m. E perciò io sono cresciuto con, non con le teorie dei libri, ma con le teorie, l'esperienza della vita. Solo che anche queste sono teorie in pratica, perché non potendo dimostrare nulla, non avendo niente in mano, rimane sempre una leggenda, anche se io racconto la mia esperienza. E questo mio fratello vennero a vederlo, mi ricordo, tutti i parenti, tutti gli amici di mio padre, gli amici di mia madre, che sarebbe diventato, come i nostri antenati, un gigante. Poi questo mio fratello cresce, non è diventato un gigante, ma c'ha diciamo, l'ossamenta, le osse proporzionate come se fosse un gigante davvero. Peserà 120 kg e sarà alto 1,75 m, non è cresciuto molto, però c'ha le ossa proprio dei giganti, le dita grosse grosse, le mani grandi grandi, cioè tutto proporzionato bene però. E io fin da bambino, avendo avuto questa esperienza diretta, ho respirato l'aria in famiglia dei giganti. E così piano piano, perché mio padre, sai, si tramandavano queste storie dei giganti, allora seguiva molti scavi archeologici, e io da bambino frequentavo, dall'età di 2 anni mi ricordo i nuraghi e le tombe dei giganti, frequentavo i siti archeologici perché loro seguivano questa storia, perché si tramandavano le storie in famiglia di questi giganti ed erano molto interessate, e perciò io ho respirato quell'aria fin da bambino fino ad oggi. Non c'era bisogno di leggerla nei libri. Però, come ti ho detto prima, Gianluca, rimane sempre una leggenda perché prove scientifiche non ce ne sono. Però mi piace lo stesso raccontare questa storia e questa è una delle mie esperienze. Anche perché io quello che ho notato, è per questo che ho deciso di farti raccontare la tua storia, no? E come in realtà un territorio possa cambiare e di come una certa censura, un modo di raccontare le cose stia nascondendo e abbia nascosto un qualcosa che magari anni fa era normale. Perché ti chiedo, mentre ora è quasi un tabù, addirittura nell'annunciare anche la tua puntata c'è anche qualcuno che arriva anche con aria infastidita a voler per forza un po' in stile CICAP a trovare per forza le testimonianze dicendo che nei libri di storia che loro hanno studiato non ci sono queste cose, quindi non vogliono prendere in considerazione questa storia. E allora, come diciamo, proviamo a accantonare per un attimo i libri, facciamo finta che chi li ha scritti si è sbagliato o quantomeno ha voluto omettere dei capitoli. Com'era il rapporto quando tu eri un bambino? Era in qualche modo anche con altre storie che si raccontano di quelli che sono i tuoi territori? Beh, Gianluca, certo che prima era più normale parlare di giganti, però prima era più normale, ma la gente che ne parlava con normalità, quegli anziani sono morti, e ormai ai giovani di oggi non gli interessa questa storia, anzi li fa ridere, perché vedi come la memoria storica si perde subito, anche. Non dicono 2 generazioni, invece a volte ne basta solo una di generazione, di una generazione che già si dimentica del passato, che ci aveva 30 anni fa. E figuriamoci 2 generazioni. Se nei libri non li hanno scritte queste cose, vuol dire che era il loro interesse di non scriverle. Però prima era la normalità che tutte le cose che c'erano costruite in Sardegna, si raccontava, io quando ero bambino, me lo ricordo anche fino a quando avevo 30 anni, finché non sono morti tutti gli anziani, dicevano che le strutture, i nuraghi e tutto quello che ne consisteva delle costruzioni di Atlantide, li avevano costruite i giganti, erano una normalità che si è persa con il tempo. Però nei libri non hanno mai scritto niente, ma proprio della Sardegna già l'hanno scritta la storia, hanno scritto 100 anni fa, che la Sardegna era un pastore di banditi, di delinquenti, e che non conoscevano
i metalli, la scrittura, la navigazione, non conoscevano niente, erano dei selvaggi che ogni giorno si tiravano le frecce tra un urago e l'altro, ogni giorno. E questa è la nostra storia, purtroppo. E questa è scritta nei libri di tutto il mondo. Poi la sfortuna è stata che negli anni 60 questi sequestri li hanno fatti davvero, e perciò la Sardegna era dipinta come un paese di sequestratori. Anzi, era una punizione anche mandare un militare in Sardegna per fare il servizio, era come una punizione. Invece adesso mandarlo in Sardegna è come una benedizione. Però vedi come a volte cambiano i pareri e la mentalità delle persone. Basta anche diciamo, cambiare le opinioni, cambiare il panorama storico e le considerazioni, che poi cambia anche velocemente tutto l'insieme che riporta la storia alla verità. Ecco, io ci tengo anche a sottolineare che probabilmente per umiltà usiamo anche il condizionale. L'enorme presenza militare e anche di basi straniere sul suolo sardo, oltre a una importanza sicuramente geopolitica e strategica, geografica, sicuramente ha a che fare anche con dei ritrovamenti che non si devono fare, perché per tanti anni abbiamo raccolto anche la testimonianza, ma questa volta ce l'abbiamo anche in video. Ci hanno raccontato che sono molto attenti a quel che si può trovare scavando. In alcuni posti al mondo hanno costruito un'intera industria turistica su un milionesimo delle cose che si potrebbero trovare in Sardegna o che si trovano quotidianamente quasi in Sardegna, ma che qualcuno ha tutto l'interesse di distruggere, nascondere. Tu, a proposito di questi scavi, a proposito di quel che si trova o che si trovava quando tu eri piccolo, ci puoi raccontare qualcosa? Ma Gianluca, vedi, è molto difficile. Io non posso accusare le persone che hanno preso le cose. Anche se io le avessi viste, non potrei dire nulla. Diciamo che hanno occultato una bella storia che appartiene a tutta l'umanità, che non è solo della Sardegna, ma è anche della penisola, dell'Italia. Perché non l'hanno tolta alla solo la Sardegna, l'hanno tolta anche a voi, al resto d'Italia e tutte le regioni d'Italia, perché l'Italia è detentrice della storia dell'umanità, detiene il 70% dei beni archeologici del mondo. Solo l'Italia è detentrice della cultura, di tutte le cose antiche, avanzate di tutte le epoche. E in più la Sardegna da sola, e proprio riferendo ai beni, diciamo, archeologici che possiede, ne detiene il 40 da sola e il 30 lo detiene l'Italia con le altre isole comprese. Perciò la Sardegna, diciamo, è la più presa, la più colpita di questa storia. Però è tutta l'Italia che è stata nascosta alla storia, non è solo la Sardegna. Perciò è un problema anche dire che cosa ho visto, perché se la prenderebbero con me. Io ti posso raccontare degli scheletri che ho visto, non ti posso dire degli oggetti, perché non è mia competenza, anche se li ho visti, non posso dire cosa ho visto, perché io non sono autorizzato a parlare di queste cose qui, non c'ho nessun potere, è già troppo che mi fanno parlare che ho visto gli scheletri dei giganti, ma di tutto l'altro non ne posso proprio parlare, ecco. Ma io no, non voglio sicuramente metterti in pericolo, quindi rimaniamo, anche se la dice lunga, che nel 2023 Luigi deve avere in qualche modo paura a raccontare di un qualcosa, ma rimaniamo sugli scheletri, non solo sulla tua esperienza, se poi mi racconterai che cosa hai visto, oppure possiamo anche allargarla alle storie che si raccontano, perché me ne hanno raccontate diverse, non è così raro. Cioè, le persone del posto, soprattutto chi ha una certa età, lo racconta liberamente se capisce di potersi fidare di chi ha di fronte. Tu, in modo particolare, un grazie di cuore perché ci metti la faccia e hai un nome e un cognome, quindi non è da poco. Ma io di segnalazioni anche
un po' anonime, o ti racconto questa cosa, ma non dire che te l'ho detta io. Nel corso di questi anni di ricerca, di indagine, di approfondimenti anche storico-filosofici, esoterici, me ne hanno fatte tante di questo tipo di dichiarazioni, però capisco anche, vedendo come ti relazioni tu e i problemi che hai nel parlarne, che non sia facile. E allora, mentre ringrazio anche DJ Jumpy Music, chiedo a te la tua esperienza su questi scheletri, dove li hai visti, in che circostanze? Vedi Gianluca, un'altra cosa che purtroppo non ci posso far nulla è che dall'età di 2 anni io devo capitare dove sono gli scheletri dei giganti. Ancora oggi ti faccio un esempio: li stanno prendendo in un posto e io devo essere lì a guardare. E mi succede questo dall'età di 2 anni fino ai giorni nostri. Li ho visti anche da poco. Non è il problema che io abbia visto gli scheletri dei giganti e quanti ne ho visti, il numero di quanti ne ho visti. Il problema è che è difficile portarli fuori, perché qui ci comanda lo Stato, non comandiamo noi. Poi a me, vedi, mi è andata un po' bene perché mi hanno additato come che io avevo visto mucche e cavalli, e perciò qualcuno se la ride, qualcuno ti prende in giro. E facendo così sono, diciamo, sopravvissuto. Metti il caso che invece io avessi portato fuori veramente uno scheletro, chissà che cosa mi avrebbero fatto. Invece, vedi, io non ho fatto nulla. Ho lasciato fare al tempo, non alle cose personali. E come ti ho detto, il problema non è trovare uno scheletro di un gigante, ma è come portarlo fuori, chi lo porta fuori. È quello il problema. Chi è che comanda questa storia? Chi è? Se non è la Chiesa, non è lo Stato, ma ci saranno altre persone che comanderanno. Ma chi sono? Vedi, è molto difficile. Perché io sono solo qui. La Sardegna è un'isola. Se io dovessi scappare, dove scappo? Da nessuna parte. Mi troverebbero ovunque. Perciò io devo limitarmi anche nel parlare. Certo, ti posso raccontare le cose che ho visto. Questi scheletri, ma altro non ti posso dire, Gianluca. Guarda, ok, mentre ringrazio anche Anna J, dove li hai visti e raccontaci, tanto siamo a facciamo finta che, una storia che è ispirata a quel che tu hai visto. Che spiegazione ti sei data? Dove li hai trovati? Quando era? Ma come ti ho detto, mio padre l'ho conosciuto poco, è morto quando io avevo 9 anni appena compiuti e lui ne aveva 31. Però, siccome ricordo dall'età di 2 anni, il 70% della mia vita, mio padre faceva il camionista, c'aveva un camion, girava tutta l'isola. Se io dovessi dire dove li ho visti i giganti, io li ho visti dappertutto, perché prima non c'era censura. Facevano dei lavori, facevano degli scavi e li lasciavano in giro dappertutto. Il problema, ti ho detto, non è dove li ho visti, con quanti ne ho visti. È sempre difficile. Io li ho visti da bambino, dall'età di 2 anni, quando mio padre mi portava in giro e mi faceva i nostri antenati. E li ho visti un po' dappertutto, in tutta l'isola. Ma non solo in tutta l'isola, io li ho visti anche in continente, ne so tanti. Perché mi guida da bambino dove ci sono e non ci posso far nulla. Io non ne ho nessuna colpa, però alla gente dà fastidio che a me mi succeda questo, perché non è una cosa normale. Però di scheletri ne ho visti tanti. Posso capire anche perché, senti così, io vi posso garantire che questa è la seconda videochiamata che faccio con lui, ma la prima l'ho voluta fare in privato, anzi ti ringrazio perché mi hai dedicato anche tanto tempo. Abbiamo anche pensato come poterla impostare e Luigi dirà semplicemente quel che si sentirà di dire. Mentre io però ti voglio portare anche l'affetto di tutti gli amici che in diretta con noi stanno scrivendo.
che ispiri fiducia. Io posso anche capire, ho riscontrato qualcosa di simile con alcune testimonianze di chi è molto collegato ai nativi americani, no? In questo collegamento con una parte ancestrale, con degli antenati, che qualcuno potrebbe definire un dono, ma che poi in realtà porta anche, purtroppo per la società odierna, a qualche grattacapo, per cui sentiamo anche come la racconti tu, alle volte dici purtroppo io ho questo legame e tendo ad essere sempre lì con a livello di sincronicità, che è un qualcosa di cui io parlo spesso, nel momento in cui viene ritrovato, viene portato e viene in qualche modo si ha a che fare con questo tipo di tematica. Con noi sei fra amici e in qualche modo ci puoi raccontare, secondo te, ci sarà un momento in cui non potranno più nascondere o ridicolizzare? E notate bene che il termine complottista l'ha in qualche modo escogitato la CIA per coprire e ridicolizzare chi raccontava di tutto ciò che non tornava di quel che è accaduto a Kennedy. E di lì in poi ci sono interi settori che ridicolizzano il guardi troppi film, il vanno a bullizzare, aghettizzare chi racconta un qualcosa che non corrisponde alla versione ufficiale, ma ne abbiamo di casi anche se noi andiamo in un campione di popolazione che non è sicuramente un campione medio, perché chi capita nei nostri video non è mai per caso, eppure anche da noi alcune tematiche riscuotono anche un po' di fastidi, molto più rispetto a tante altre. Quindi anche lì uno dovrebbe poi, quando è infastidito da un argomento, dovrebbe poi anzi invito chi in qualche modo ha un certo fastidio nel sentir parlare di queste cose a domandarsi il perché. È veramente un suo dubbio? Qualcuno gli ha instillato il dubbio? Non è che hanno in qualche modo insegnato le persone a scattare sulla difensiva, a ridicolizzare certi tipi di discorsi. Luigi, secondo te, in passato, in presente e in futuro, com'era, com'è e come sarà diciamo così, il pensiero comune su queste cose, perché a me ferisce che tu dici che alle nuove generazioni che abitano anche il territorio purtroppo non interessa. Io voglio pensare che non sia così. Anzi, se qualcuno dalla Sardegna o da questi posti o in giro per l'Italia o per il mondo e magari di 15, 20 anni, 25 anni e si interessa a queste cose, scrivetecelo, perché io li incontro nelle conferenze dal vivo e mi fa molto piacere. E secondo me noi dobbiamo passare il testimone a loro, Luigi, perché ci sarà magari un giorno, ti auguro, fra 500-1000 anni, che tu non ci sarai più, però questo video potrebbe rimanere. Allora, quello che tu ci racconti vale per il futuro, per il presente e per il passato. Che cosa ci vuoi, come la vedi tu, questa cosa? Vedi Gianluca, questo, come ti ho detto, è una storia molto difficile. Però una cosa, se a me mi ha preparato da bambino, dalla mia famiglia, la storia, le leggende dei giganti, di Atlantide, delle stelle, del popolo delle stelle che arrivò sulla Terra, vuol dire che qualche motivo ci sarà. Ti faccio un esempio. Nel 2002, quando tutto era, diciamo, era tutto, taceva tutto di questa storia qui, no? Non se ne parlava, nessuno ne parlava dei giganti. E invece nel 2002, a 40 anni, perché anch'io ci ho impiegato molto a capire questa storia, all'improvviso è scoppiata la storia dei giganti. E appena io ne avevo parlato, mi additavano come un esaurito, lo scemo del paese che ho visto i giganti, no? Anche chi li aveva visti come me, figurati, figuriamoci gli altri che non li avevano visti. E adesso diciamo la verità, sono passati 21 anni, dal 2002 al 2023, e sembra che non si è fatto molto, ma invece si è fatto tanto, perché adesso in tutto il mondo parlano di giganti, ricercatori, scienziati, gente normale, gente di tutti i tipi, parlano dei giganti, parlano della Sardegna, qualcuno parla di Luigi Muscas e parlano anche delle stelle in tutto il mondo planetario. E io dico, sembra che non si è fatto molto, invece si è fatto molto perché la Sardegna è un granellino di terra in confronto a tutto il mondo. Paoli Arborei non era nemmeno nella cartina geografica fino a un paio di anni fa. Nemmeno la mettevano perché non era sconosciuto.
Invece adesso in tutto il mondo parlano di questa storia. E questo qui è come, diciamo, una donna incinta, no? Il seme è messo, la gestazione durerà di più, ma alla fine ne uscirà, il bambino dovrà nascere, perché ormai il bambino è già incamminato, è già in viaggio, questo bambino. Durerà di più la gestazione, ma il bambino nascerà. Perciò io voglio dire alle nuove generazioni che sembra che non si è fatto nulla, ma si è fatto molto. Perché questo rimarrà per il futuro, per le altre e per gli altri giovani che arriveranno dopo di noi. E perciò arriverà il momento che l'Italia si riapproprierà della sua storia. Già, perché io noto una differenza, anzi te lo metto sotto forma di domanda. C'è differenza fra gli studiosi e i ricercatori italiani all'estero? Sembra che le nostre vicende interessino molto più i media esteri che non gli italiani stessi, che rimangono ancora alla concezione vecchia e autoritaria e in qualche modo del monopolio della famiglia Angela. Delle famiglie che hanno e sono gli unici a poter parlare di determinate tematiche, anche perché spesso dicono per poi ritrattare o dare una versione totalmente fuorviante a fine argomento, che per carità, finché erano gli anni Ottanta, era comunque una finestra sul mondo, ma che rimangono veramente anacronistiche in questo 2023, dove come dici tu, sembra che non se ne parli, in realtà se ne parla molto. Ecco, e arriverà il momento in cui qualcuno sarà anche orgoglioso di raccontare queste cose senza avere tutti i timori che giustamente io leggo nelle tue risposte. Ma Luigi, quindi, che riscontro hai con i ricercatori dall'estero? Beh, i ricercatori dell'estero sono più interessati alla storia dell'Italia in generale, non solo per la Sardegna, perché, come ti ho detto prima, l'Italia è in tutto il mondo, è detentrice della storia, della cultura, della storia dell'umanità, perché la storia l'hanno fatta passare che fosse la Grecia la mamma di tutte le storie, no? Invece la Grecia è solo in Grecia, invece l'Italia è in tutto il mondo, chissà perché. Vuol dire che hanno cambiato la storia. E perciò i ricercatori dell'estero lo sanno che noi siamo importanti per la storia del mondo. Però all'Italia stesso che ce l'ha, che siamo qui, a noi non interessa perché per noi è normalità. Ci viviamo in mezzo all'arte, in mezzo alla cultura, in mezzo ai siti archeologici. Per noi è una normalità. Ma chi ne ha di meno in tutte le parti del mondo? Sono più interessati perché ci vedono con occhi diversi. Invece l'italiano che ce l'ha sotto casa non lo capisce perché non gli dà il valore, il suo giusto valore. Ti faccio un esempio. A Stonehenge in Inghilterra, dove ci vanno 50 milioni di più, anche forse di più di 50 milioni di turisti, sono i turisti che vengono in tutta l'Italia, ma isole comprese. Invece ci vanno solo lì, in quelle quattro pietre, sono riusciti a valorizzarle e portarci 50 milioni di turisti all'anno. E invece noi che siamo pieni di Stonehenge, tutta l'Italia è piena, non riusciamo a decollare nella nostra storia. Non lo so che cosa ci impedisce, che cosa lo blocca, chi è che non vuole fare nulla. È una cosa molto difficile. Quando noi, con tutto quello che abbiamo di archeologia, potevamo vivere di rendita. In Italia dovevano entrare i turisti a numero chiuso e invece non sappiamo nulla della nostra storia, proprio nulla. Ti voglio chiedere anche, anzi, fra l'altro, grazie che hai trovato una serata libera per noi, perché so che sei molto gettonato e non ti sottrai mai a chi viene in qualche modo a trovarti e sei molto collegato, soprattutto in orario serale, quindi grazie doppio, perché tu di solito, mentre stasera stai parlando con noi, e mi fa piacere anche perché ti informo che solo in questo momento più di 1200 persone sono collegate con noi ad ascoltarti, ma qual è la correlazione tra i giganti e il popolo delle stelle?
Il collegamento è che le nostre leggende raccontavano e raccontano ancora oggi, perché testimone passato a noi adesso, che questa civiltà Atlantide, i giganti, vennero dalle stelle per costruire la prima città qui in Sardegna e scelsero qui a Pauli Arbarè. Però non è scelta una, diciamo, a caso di costruire la città qui, perché la potevano fare anche a Torino, da voi, in tutte le altre parti del mondo. Invece no, c'è un collegamento con le stelle. In pratica c'è una cosa che non è razionale né scientifica, che mette in crisi molti studiosi del settore, è la Via Lattea, è collegata alle stelle, no, la Via Lattea, il grande carro, Cassiopea. È una stella che io chiamo adesso Manuela, perché è scesa 2 volte, 2 giorni di seguito nel 2009, vicino a noi, poi si è riposizionata nel cielo, per la scienza è vera. Sono sempre sopra la città perduta e Pauli Arbarè, che non è scientifico, perché la Terra ruota e si ritrova in costellazioni diverse. Ma c'è anche un altro collegamento che hanno costruito la città lì. È sempre una questione di misure. La Sardegna, nel punto dove sto io, a Pauli Arbarei, è larga 80 km di larghezza. E dove c'era il fulcro della civiltà dei giganti, del popolo delle stelle, di Atlantide, è a 40 km giusto giusto. Poi una cosa che ho scoperto da poco, che non lo sapevo nemmeno io, e sapevo solo quello che era a 40 km, che la Terra, facendo il giro della Terra da un polo all'altro e arrivando dove c'era la città, è 40.000 km. E lì siamo a 40 e 40 da tutte le parti. Cioè è una cosa matematica che a noi sembrerà una fesseria, però a chi ha costruito la città e con tutte le cose che ci ha fatto sopra, loro lo sapevano più di noi. Non saprei dirti altro di questa cosa scientifica, perché nemmeno io lo so. Io ti posso dire le cose che ho visto, le cose che vediamo, le nostre leggende, ma diciamo cose matematiche, io non sono Bravo, informato per nulla. bravissimo. Guarda, grazie per averlo precisato. E ce ne fossero di persone che dicono: io ti posso raccontare quello che mi hanno raccontato, quello che si dice le leggende. Le robe dei libri di scuola, le robe matematiche, sono d'accordo con te. Lasciamoli anche momentaneamente da parte. Ti voglio anche riportare un po' di commenti che stanno arrivando. Per esempio, Pauline ci dice: confermo, Luigi accoglie tutti a casa sua. Ricordo con molto piacere la serata ai Pollio Arbarei, gennaio 2020. Grande Luigi, non mollare mai. Quindi a chi ti viene a trovare, tu racconti queste cose. Ovviamente, magari non è proprio, anche cioè io sto cercando in tutti i modi di farti sentire a tuo agio. Mi scuso se non ci riesco appieno, per darti quella tranquillità del farti raccontare qualche dettaglio, no? Il telefonino, YouTube, un po' di soggezione la mette. Di persona sarebbe tutta un'altra cosa. Io te di fronte a un Mirto e qualche amico, sono sicuro che i racconti sarebbero ben diversi. Però da qualche parte bisogna pur partire. E chi ti viene a trovare, tu che cosa gli racconti, che cosa gli fai vedere, soprattutto sul cielo, o hai qualche chicca? Beh, la cosa più importante è fare il giro della città perduta, dove sorgeva la città dei giganti, del popolo delle stelle, diciamo, a guardare, ad ammirare le cose che sono rimaste. La cosa più importante è quella, perché se incominci a vedere le rovine e le cose che sono rimaste, e allora incominci a capire anche la storia. Però bisogna vederle di persona, perché a parole non si fa nulla. E lo stesso è per le stelle. È inutile dire che io posso aver visto anche un cavallo volare nel cielo, ma non posso dimostrare nulla. Ma faccio un esempio. Per le stelle invito le persone a vederle. E quando vedono le stelle che si muovono nel cielo, e quando succede qualcosa di interessante, lo vedono di persona. E questo avviene. Per quello la gente che è contenta, perché riesce sempre a vedere qualcosa di interessante. E queste stelle non sono altro che le stelle dei giganti, le stelle di Atlantide, perché questa civiltà delle stelle
arrivò in Sardegna, questi giganti si unirono a noi piccoli e così crearono una razza ancora più perfetta. Da lì nacquero i famosi dei, così raccontano le nostre leggende. È una storia un po', diciamo, complessa e è un po' strana, però diciamo che è una storia carina, interessante. Di sicuro è una storia che vi posso assicurare che non si perde del tempo ad ascoltare. Poi mi piace anche, fatevi guidare, anche, amici da casa, fatevi guidare anche dall'istinto. Mi piace leggere anche il questo mi risuona di più, questo mi risuona di meno, questo non so. Però l'altronde la leggenda è quella e lui la racconta. Qualcuno può, come tutte le tradizioni orali, può essere così, del tutto così, in parte così, o a man mano. Per nulla così, però mi piace questa cosa che in qualche modo Luigi, come avete visto, non spettacolarizza per nulla. Però lui dice: chi comunque ha l'ardire e la voglia nell'andare nella ricerca, in qualche modo finisce per essere poi ricompensato di questa curiosità, di questa voglia di andare a capire e a conoscere. E questo si collega molto anche in ambito esoterico-filosofico. Cioè un atto di volontà. Chi vuole veramente vedere, in qualche modo poi vede che cosa? Lo saprà lui, se vorrà lo racconterà, però qualcosa accade. Tu dici luci, avvenimenti strani, un collegamento tra il mondo di sopra, questo mondo e anche magari il mondo di sotto. Quindi ci sono anche tu. Che luoghi consigli di visitare in che periodo dell'anno? Ma la Sardegna, Gianluca, è bella tutta, da nord a sud. Non c'è un periodo specifico, perché se il tempo è buono, basta che non stia piovendo, è buono ogni giorno, perché c'è tanto da visitare. E non è che sia solo la zona dove sto io. La Sardegna è tutta magica, perché è pieno, è disseminata di siti archeologici, da nord a sud. Al centro, dappertutto, no, non c'è un posto dove non ce ne sia. E ti dico una cosa, io che adesso ho 61 anni, nemmeno io sono riuscito a girare la Sardegna. Se è morto, avrò girato l'1%, perché è impossibile materialmente, fisicamente, andare nei posti e conoscere le cose, perché c'è talmente tanta roba che nemmeno se inizio a girare a piedi da domani e riesco a vedere le cose anche se campassi 30 anni ancora. È impossibile, c'è talmente tanta roba che non le conosco nemmeno io. Perciò la gente può scegliere di vedere qualsiasi cosa. C'è tanta roba ancora, solo che deve avere una buona guida per spiegare le cose, perché se va nei posti convenzionati è più quello che gli raccontano in un nuraghe. C'è solo il culto dell'acqua, la dea madre e il capo tribù, e si tiravano le frecce l'uno con l'altro. Lì di sicuro non impara nulla. È meglio sentire una leggenda ben detta che una bugia detta in un modo buono. In un modo accademico, oserei dire. Infatti, hai risposto anche in parte a quel che c'è, che Sam ci ha chiesto, no? Quindi la correlazione dei nuraghe con i giganti e con le Domus de Jana e con le tombe dei giganti, voglio anche aggiungere io. Ma le Domus de Jans è un periodo antecedente, molto antico, anche se gli studiosi gli hanno attribuito delle tombe, che erano de delle tombe. È come se un bambino di quel periodo nasceva, perché erano solo tombe, e lo mettevano da piccolino a fare il buco nella roccia, che non ce l'avrebbe fatta in tutta la vita con gli arnesi dell'epoca a fare quel buco, e sono attribuite delle dei sepolcri. E invece, diciamo, il periodo dei giganti è un periodo dopo, e sono quelli che hanno costruito tutto il megalitismo nel mondo, no? I nuraghi, le tombe dei giganti, i menhir, le piramidi nel mondo, sono tutte costruite da questa civiltà dei giganti. E quando diciamo dei giganti è di Atlantide. Quando diciamo Atlantide, Gianluca, vuol dire Italia. E siamo noi che abbiamo costruito tutto il pianeta.
Ti voglio anche chiedere un qualcosa perché i nostri amici chiedono, ma secondo te il meglio deve ancora venire? Che cosa cela? E quindi un po' ci hai risposto in parte, risottolineo la domanda per andare a leggere anche fra le righe di quel che ci hai risposto. Oltre al prima non c'era nulla, erano selvaggi, avevano solo le frecce e poi ora abbiamo l'intelligenza artificiale. C'è stata magari della tecnologia più avanzata anche di quella che noi pensiamo di avere oggi? C'è qualcosa che, qualche oggetto che secondo te, o quantomeno speri che venga fuori un qualcosa che possa far cadere la versione accademica di questi professoroni che si arrogano il diritto e una volta il professore era colui che non finiva mai di studiare. Adesso hanno una gran fretta di studiare, di mettere la parola fine per ostentare e per denigrare chiunque non abbia il loro stesso titolo di Pensiero. studio, di cui si vantano tanto. Sì. Beh, come ti ho detto, è molto difficile tutta la storia. E questi raccontano quello che vogliono, però, come hai detto te, questa civiltà che viene dalle stelle, perché sai, per raccontarla tutta la leggenda ci vuole molto tempo, no, non basta un'ora. Questa civiltà che viene dalle stelle avevano più poteri di noi, come gli esseri, questi giganti, la telepatia, il teletrasporto, ci avevano conoscenze che nemmeno noi oggi abbiamo, tante alchimie per costruire metalli, per costruire l'oro, per costruire tutto quello che gli serviva. Certo che erano più potenti di noi e ci avevano anche dei macchinari, che però molti li hanno, diciamo, salvati portandoli via prima della distruzione, così raccontavano le nostre leggende, che il giorno prima di succedere la catastrofe, chi si doveva salvare si salvò, così raccontavano. E portarono con loro tutti i macchinari che riuscirono a portare su nel cielo, però non sono riusciti a portarli via tutti. E infatti, diciamo, e anch'io ho visto due macchinari di Atlantide, però non so a cosa servissero. Li hanno presi gli scienziati quando io avevo 21 anni, e infatti devo metterli. Adesso sto facendo il libro nuovo, lo sto finendo e metterò dei disegni, perché sono obbligato a mettere dei disegni di questi macchinari, che sarà una cosa straordinaria, che può cambiare anche la storia, perché non c'è solo quello, ci sono anche altre cose, che uscirà nel quarto libro. Apro parentesi e la richiudo. Ascoltate bene anche un po' come un musicista che dice devi imparare ad ascoltare le pause, suona le pause. Nel 2023 non sono solo io o tutti quanti noi a giocare di sponda su YouTube. Luigi dice fra le righe, sono obbligato a metterci i disegni. Capite bene cosa vuol dire? Non perché qualcuno si offende se non mette i disegni. Ma deve mettere i disegni al posto di che cosa? Metto un punto e vado subito a capo e voglio anche collegarlo con le enormi macchine che si riscontrano anche in film come Avatar. Quando questi arrivano in un mondo con questi esseri giganteschi blu e si portano tutta una serie di macchine, un po' per la guerra, un po' per l'estrazione, per la maggior parte per l'estrazione, perché venivano a prendere un qualcosa. Ops, ho detto venivano. Andavano a prendere un qualcosa su questo Pandora che ricorda molto dove viviamo noi ora, no? E arrivavano, facevano. Vi invito anche a vedere Avatar con questo spirito. E ti voglio chiedere anche, sempre un po' su questo filone, se ci sono dei film, se ti è capitato di vedere dei film e dire, ah, e allora qui qualcosa qualcuno racconta. No, diciamo la verità, solo quel film che stai dicendo te, Avatar, che parla di questi giganti, gli uomini blu che venivano con questi macchinari, solo quello un po' gli somiglia, gli altri, diciamo, è molta fantasia diversa.
perché diciamo la verità, questa è una società seria che ha costruito nel mondo, perciò diciamo, non può essere raccontata come una novella, una storiella di Cappuccetto Rosso, perché i macchinari ce li avevano, servivano per delle cose specifiche, e loro li sapevano usare, noi non li sappiamo nemmeno usare, perché non ci abbiamo la conoscenza. Perciò è molto difficile questa cosa qui. Collegate quanto ci ha appena detto con l'arca di Gabriele, l'arca dell'alleanza, e noi non abbiamo le conoscenze per usarlo. Anche questo è molto indicativo. E ti voglio chiedere, prima parlavi di catastrofi, no? In tutto il mondo le troviamo. Quando tu racconti che qualcuno si è salvato prima della catastrofe, scendono un po' più nel dettaglio in queste leggende, raccontano se un diluvio, se un qualcosa che è caduto dal cielo, un attacco meteorite, armi dall'alto. Che cos'è? Una Beh, civiltà sì. No, contro un'altra, una guerra? diciamo, te la racconto come la raccontavano qui i nostri anziani, tramandata, perché quando distrusse Atlantide, diciamo, delle persone si sono salvate, vedi che ci siamo noi ora. Si salvarono, ma persero la conoscenza. Ma si ricordavano cosa era avvenuto per la catastrofe. E raccontavano, diciamo, gli anziani come leggenda, ripeto, che il giorno prima di succedere questa catastrofe, perché anche le genti, i giganti, anche se erano molto potenti, anche loro erano mortali. E si erano ribellati, però, avendo molti poteri, si ribellarono a Dio stesso che li aveva creati, pensando di essere più potenti del loro Dio stesso. Queste sono le nostre leggende. E il giorno, così li punì un giorno e una notte. Cosa fece fare? Eruzioni vulcaniche in tutto il pianeta e surriscaldò l'aria. Ma talmente tanto, metti 10.000 gradi, perché fece eruttare i vulcani in tutto il mondo, e smottamenti e sprofondamenti, terremoti. Questa grande eruzione buttò la lava nel mare. E creò una grande onda che in un giorno e una notte seppellì tutto il mondo. Un giorno e una notte. E così, quando si ritirarono le acque, tante cose sprofondarono. Quando si ritirarono le acque, chi si salvò, ma persero la conoscenza. Queste sono le nostre leggende. Ma tornando a quando, prima della distruzione, chi si doveva salvare si salvò il giorno prima di succedere. E portarono, come ti ho detto prima, tutti i macchinari che riuscirono a prendere, li portarono su al cielo, alle stelle, dove loro abitavano. Però questa è una leggenda, non è una storia, non ti posso essere certo che sia verità. La verità in mano non ce l'ha nessuno, nemmeno io. La raccontiamo come una leggenda. Collegando in quel che raccontiamo negli oltre 600 video a disposizione in 3 anni, ci sono stati vari reset o catastrofi nel corso della storia dell'umanità, vari tipi di umanità diverse. Molti concordano che questa che stiamo vivendo è la quinta, e molti azzardano quinta ed ultima, quasi come a raccontare, ad accettare in maniera un po' troppo pessimistica, magari, che non ve ne saranno altre. Quindi ti sei mai chiesto o ti è mai venuta la domanda se quello che tu ci stai raccontando di tanto in tanto riaffiora, poiché la storia magari è ciclica e questi accadimenti potrebbero riaccadere? Diciamo la verità, se continua così, il ciclo si sta già ripetendo, perché l'uomo ha oltrepassato il limite ma non di conoscenza, no? Di degrado, sta tornando indietro invece di evolversi. E si sta, diciamo, qui si dice, si sta dando la zappa ai piedi, lui stesso. E lo stesso sta facendo in tutto il mondo. E questo si può ritorcere contro di noi.
Però non sarà una catastrofe dove moriranno tutte le persone. Anche qui chi si dovrà salvare si salverà e la razza umana rimarrà sulla Terra perché serve anche a loro, quelli di su. Però sicuramente stiamo sulla buona strada per un'altra distruzione. Mentre voglio rassicurare anche chi in chat dice come l'ultima, magari l'ultima, nel senso che non riusciranno più a fare tabula rasa, quindi magari l'ultima perché chi magari aveva il brutto vizio di tanto di cancellare e riscrivere, magari perderà. Quindi perdendo non ci sarà più bisogno di una sesta. Quindi adesso guardiamo sempre i due lati della medaglia. Ecco, a me piace pensare questo. E d'altronde, se vediamo un po' gli accadimenti, in qualche modo ci sono delle persone che si arrogano il diritto, dicono il diritto divino, il diritto per discendenza di sangue, di parlare a nome di qualcuno, che è questo qualcuno da cui si comincia a trasparire. Lui ci accenna il volere di questo qualcuno, l'era dell'oro, gli dei che camminavano accanto agli uomini, a un certo punto si allontanano, ma questi e i loro discendenti o comunque i loro emissari continuano a parlare per conto terzi e soprattutto a comandare. Ma come al solito, anche lì, prima o poi le cose sono destinate a cambiare. Quando l'allievo è pronto, il maestro compare. Quando l'umanità è pronta, la libertà magari compare. Ecco, libertà, finalmente la libertà. Non quella che Beh, ci hanno indotto a sì, certo. pensare, no? E mi collego anche alle opere d'arte di determinate famiglie che mettono poi sotto gli occhi di tutti, casualmente, un po' questa guerra che hanno fatto ai giganti e questi giganti che gli ultimi individui, o quantomeno così, lasciano credere, prima di essere in qualche modo cancellati, sono stati schiavizzati. Quindi non è raro trovare queste famiglie che hanno e possiedono e ostentano opere d'arte in cui questi giganti venivano schiavizzati e utilizzati per una sorta di lavori forzati. Non si capisce bene, probabilmente un qualcosa che avesse a che fare con qualche estrazione mineraria o qualcosa, non si sa. C'è qualche leggenda in merito, Luigi? Ma no, questo non l'ho sentito, ma sicuramente per i lavori, diciamo, di forza li usavano di sicuro perché erano più forti di un uomo normale. E perciò, come stai dicendo te, li avranno usati nelle miniere, li avranno usati in tanti posti per scavare, per costruire delle cose. Perché una volta che aveva distrutto Atlantide, questi giganti non erano più. E diventarono anche selvaggi in certe zone del mondo, infatti c'era il cannibalismo, vedi che era praticato anche in periodi recenti da molte tribù, perché si perse la conoscenza. Però, diciamo, non è che fosse uno schiavo il gigante, quello era facile eliminare, però li Vediamo avranno se usati. ritorna. Ha avuto un calo di connessione. Siamo in diretta. Ecco Luigi, continua pure, scusaci. Sì, perciò non è che avevano schiavizzato, li usavano come esseri più forti per fare certi lavori, ma non perché erano schiavi. Quelli se si ribellavano e ammucchiavano le persone, non era mica facile fermarli. Ti voglio chiedere a proposito dei tuoi lavori letterari. Vedete, anche molti apprezzano anche il tuo essere genuino, il tuo essere trasparente, il tuo essere umile. È quasi un'ora di puntata. Di solito chi scrive un libro per tutta la puntata fa riferimenti al suo libro. Tu non l'hai ancora detto, ma ci sono diversi lavori di cui potresti parlare. Dimmi un pochettino che cosa i nostri amici da casa, da dove fossero incuriositi, possono cercare di tuo. Sì, e diciamo, ho fatto tre libricini. Il primo, adesso, il primo è Il popolo dei giganti figli delle stelle, il secondo I giganti e il culto delle stelle e il terzo I giganti venuti dal cielo. Adesso li possono trovare da questa settimana, proprio da questa settimana, su Amazon. Li possono prendere lì se qualcuno è interessato.
Ci sono varie testimonianze, le nostre storie, le leggende e tante altre cose che se le dicono, poi non diventa più una sorpresa con il libro. Però se siete interessati, guardate su Amazon e li trovate lì. Guarda, ti leggo anche un nostro amico che dice: Gianluca, tante cose non si possono raccontare, sono pericolose. Io, per esempio, ho visto dal vivo una spada sciardana lunga 2 metri. Quello è normale, che era tutto proporzionato all'individuo che ce l'aveva, la possedeva, però è solo leggenda, Gianluca. Chissà. Ti voglio chiedere invece, stai lavorando a un prossimo lavoro letterario? Quando uscirà, come Sì. si chiamerà, ci puoi anticipare qualcosa senza metterti in difficoltà, eh? No, no, l'ho quasi finito. Io lo scrivo in 2 giorni il libro. Cioè, l'ho già scritto, però c'avevo dei dubbi, come ti ho detto, per mettere delle cose. Purtroppo non posso mettere le cose e devo fare dei disegni, però la pulce nell'orecchio ci sarà, e devo raccontarla così come leggenda, purtroppo. E uscirà fra un paio di mesi, 2 mesetti. A novembre uscirà, o prima di Natale, ce l'ho già pronto, con Guarda, delle novità per l'Italia, ecco. dal vivo non ci siamo mai visti, ma è un po' il mio carattere magari traspare. Non hai idea della rabbia del sentirti dire in quel tono, mi fanno dire, devo per forza dire che sono leggende. Si capisce che hai avuto pressioni in quell'ambito e questa cosa non dovrebbe succedere, perché se io mi sveglio domani mattina e voglio raccontare una roba mai vista, che me la invento di sana pianta, perché non darebbe così fastidio come qualcuno che dice, però quello no, quello ci va il disegno, quello sottolinea e poi solo se dici che, cioè, ma vi sembra normale nel 2023? Cioè, anche amici in chat o nei commenti, ma guarda, cioè, anche il linguaggio non verbale, ma mi mette una rabbia vedere anche, poi Luigi ha un gran coraggio, però vederlo così, che sottolinea ogni 2 secondi, devo dire che sono leggende. Ma mi sembra normale, ma facciamo qualcosa. E potrebbe essere arrivato il momento di dire anche basta. Sarà libero un uomo di alzarsi e raccontare un qualcosa, o deve dire per forza che se l'ha inventato, che è una leggenda, che è realtà? No? Avremmo una Purtroppo, Costituzione. purtroppo Gianluca, chi comanda il mondo lo comanda davvero. Io non so chi siano queste persone, però comandano il mondo, perché non è che comandi Roma, lo Stato, non comanda Roma. Anche Roma è comandata da altri. E quegli altri chi sono che danno retta a tutti questi qui? È molto difficile, per quello che ti dico. Non far raccontare le cose come le hai viste, devi raccontarle come leggenda, perché io sono solo contro 8 miliardi di persone, invece loro sono tutti con gli 8 miliardi e sono solo io che sono fuori dal coro, perciò loro possono fare quello che vogliono su di me. È già troppo che mi fanno parlare così. Però viviamo in un paese che una notte si è addormentata con 40 milioni di fascisti e il giorno dopo si è svegliata con 40 milioni di partigiani. Quindi il vento può cambiare anche molto velocemente e questa è la nostra speranza. Prima o poi l'umanità o quantomeno parte della popolazione ne avrà abbastanza e ci sarà un numero critico che farà cambiare le cose. O quantomeno questa è la nostra missione. E Luigi, io ti ringrazio per aver trovato il tempo, la serata, la giornata, la voglia, il coraggio di metterci la faccia e anche della tua umiltà, perché poi in Sardegna comunque e non solo per chi approccia questi argomenti sei molto conosciuto e questa tua umiltà in realtà mi fa capire, ti voglio solo correggere su qualcosa, non sei assolutamente da solo. Più noi racconteremo queste storie e meno solo sarai. Ci saranno sempre più persone che si batteranno perché tu possa dire quella che è la tua versione. Sarà
vera, vera in parte, totalmente vera, totalmente una leggenda, ma è giusto e sempre più persone si batteranno perché tu possa raccontarla in maniera tranquilla. Ti ringrazio Gianluca per avermi dato questa opportunità. Speriamo ci siano altre occasioni. Ringrazio tutto il pubblico e quelli che ci hanno seguito. Delle domande purtroppo ce ne saranno tante a cui non ho risposto, però non c'è il tempo, nemmeno materiale per poter rispondere. Avevo promesso un'oretta ho fatto, spero di non averti messo in difficoltà e spero che possano esserci altri appuntamenti. Quantomeno quando avrai il nuovo libro sappi che vorrò essere il primo a raccontarlo, sarà una notizia che daremo ai nostri amici, leggeremo anche le domande, leggeremo ovviamente la chat, ma anche i commenti su YouTube, su Facebook, condividete questo video, fatelo girare. E sono sicuro che un cambiamento sia possibile. Non è retorica, perché poi comincia a esserci un certo numero di persone. Dopo un'ora siamo a 1350 solo in diretta, quindi chissà quante decine e col tempo centinaia di migliaia di persone vedranno queste nostre interviste. Chissà che giorno è, che anno sarà e che momento storico vivranno le persone che guarderanno queste immagini. Per ora io vi voglio dare anche un consiglio, che è quello di vedere il qui ed ora, il presente, e per me è stato un onore fare questa intervista. Ho passato una piacevole serata con Mesbet in regia, con Luigi Muscas, con tutti quanti voi che avete guardato questo video. Grazie di cuore, condividetelo, promo, grazie di cuore anche a chi ha contribuito in chat, gli abbonati, gli om, tutte le donazioni possibili, tutto il vostro supporto e affetto. Ci vediamo anche domani sul canale Gianluca Lamberti, nel quale, se vi va invece un po' di attualità, io oggi alle ore 17:30 ho fatto un editoriale dal titolo, anche in qualche modo inequivocabile, Non so voi, ma io vado a letto. Che cosa avrò voluto dire? Ho parlato di molto, 17:30, e lo trovate già caricato quindi sul canale Gianluca Lamberti. Grazie di cuore, un abbraccio anche agli amici del blog, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta. Grazie a tutti. Promo, sigla. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono quattro i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.